Allora, ragazzi, mi trovo qui davanti a questo monumento, non so come definirlo. Praticamente ho scoperto che andando a fare i mob, ovviamente ogni gruppo di mob ci regala, aiuto, una bomba, una di queste essenze di grado 1, che poi praticamente si chiamano T1, come i tier che normalmente conosciamo. Ma detto questo, come si fa ad attivare? Adesso devo capire come fare ad attivare sto puzzle che mi trovo davanti. Aspettiamo che siano finite un attimo le ondate di mob. Quindi vedete che secondo me qua c'è qualcosa da fare, perché qua c'è scritto. Adesso non so se si riesce a leggere, perché ci sono io davanti, eccolo. Aspetta, com'è che avevo fatto? Ma infatti le fatte mettono melodie e copiano le sequenze per sbloccare delle ricompense. Quindi che cavolo bisogna fare qua? Forse bisognerà mettere in ordine, perché vedete che si collega lì. Allora, già errore mi sa. No, ogni volta che si sbaglia escono di nuovo fuori, capito? Vabbè, meglio, almeno facciamo un po' di essenza. Il primo non è quello. Oh, ma che sono queste bombe che mangio? Ma chi è che le lancia poi, tra l'altro? Ma sono i massi rossi. Questo qua che è rimasto qua. Allora, io direi, proviamo. Credo che bisogna andare così intuito a questo punto. E poi raccogliamo tutto. Allora, io direi, proviamo. Non mi ricordo più cosa era successo cliccando su questo. Dobbiamo andare per tentativi. Allora, blu, quindi forse è giusto. Poi proverei questo, il secondo, blu, e forse ce l'abbiamo fatta perché sono soltanto tre. Vediamo che succede. Per fortuna sono soltanto tre le colonne, quindi ok. E questo è stato completato. Allora, se adesso ho capito bene, qua dobbiamo andare a fare gli altri, già che ci siamo. Quindi andiamo qui alla Bastiglia della Conoscenza, perché vedete che dice che non ho ancora scoperto, quindi non ci sono ancora arrivata lì, e vediamo un po' se funziona uguale, nello stesso modo. Dovrebbe essere sempre un puzzle, teoricamente. Boh, andiamo a vedere, adesso non so bene come funziona sto gioco. Sto capendolo e sto anche pensando che praticamente nella prima mappa c'erano dei puzzle, ma non ne ho nemmeno fatti, perché comunque ho seguito le quest e non ho pensato di approfondire. Però adesso va bene, adesso sto andando. Approfondiremo tutto piano piano. Allora, dovrebbe essere qua il posto. Ah, ecco qua, c'erano quei pallini lì, stelline. Ah, ecco qua c'è un'altra, ma qua è diverso, mannaggia, come funziona questo? Intanto l'abbiamo scoperto. Oh, è cominciato a piovere, io mi devo fare assolutamente st'ombrello. Allora, qua come funzionerà? Boh. Allora, vediamo come si chiama intanto, se c'è scritto qualcosa. C'è scritto nulla. Ci sto troppo sopra, non si vede niente. Allora, si chiama Bastiglia della Conoscenza. Vari glifi delle fate si celano nelle vicinanze. Glifi. Attivali tutti per sbloccare delle ricompense. E che sono sti glifi? Oh, vediamo. Ma sti palline dovrebbero portare da sti glifi o no? Devo capire come funziona sto puzzle. Vedi? Cioè, questo si muove. Boh, proviamo a seguirlo. Dove ci porta? Non so se funziona così, ma si va per intuito. Ma questo torna indietro adesso. Dove va?
Mi sa che non funziona così. Ma dove è andato? Cosa servono questi cosini qua? Ma che fa avanti e indietro, cioè? Sta a segnare il fungo. Ma cavoli, la grandine, non ho l'ombrello e toglie la vita la grandine. No, veramente male. Per fortuna mi sono rifugiata qui sotto perché serviva praticamente un tetto, non c'è, però qui funziona. E quindi vabbè, siamo un po' qui finché non smette di piovere e grandinare. Allora, visto che sto morendo di sonno e non mi fa mettere il lettino, cioè me lo fa mettere, però dice che praticamente devo dormire. Adesso vediamo se riesco a metterne un altro. Quello lì magari lo tiro via. Dov'è che era? Nel posto qua. E se no siamo fregati che non possiamo dormire e non abbiamo più la stamina. Oh, qua funziona. Ok, dobbiamo anche mangiare qualcosa, però ce l'ho delle provviste, quindi mangiamo un paio di bistecche e forse ho capito come fare. Vediamo se funziona però. Allora, torniamo dal nostro puzzle da risolvere. Allora, carichiamo la balestra. Ma perché non ce l'ho più le palline? Oh, forse le ho lasciate in qualche cassa. Comunque, vedete, le rune sono queste qua. Ah, però si possono attivare. Vediamo se troviamo le altre, che una c'è. Dovrebbero essere sempre tre. Però ho visto che bisogna far fuori quelle lucette. Perché vedi che non si vedono. Ah, eccola qui l'altra. Due. Non c'entra niente a far fuori le lucette, ma è dallo stesso. Qua ci dovrebbe essere la terza. Ecco. Qui non è uscito nessuno, quindi boh, vabbè. O siamo stati particolarmente fortunati. O boh. Ok, boh, proviamo a fare un'altra. Allora, per ora ho preso la mappa semplice, una mappa approssimativa di uno strano reame e poi uno strumento prezioso per alimentare le fiamme di una forgia, che quindi boh, non so quanto possano servire effettivamente, perché tanto la forgia già andava. Boh, vediamo. Allora, in realtà questi puzzle li facciamo un po' più complessi, alla fine non sono tanto difficili da fare. Ah, io ho visto che queste palline qua non servono niente a noi, i maiali poi ci attaccano, vabbè. Ma come funziona? Deve essere tipo quello là che dobbiamo trovare le rune nascoste. Ah, sì. Cioè, ho visto che mi colpivano questi qua, vediamo se ci voleva adesso la... Non si possono colpire. Ma forse con la balestra, ma non è così. Poi di una vita ce l'hanno. Con la balestra forse viene più facile. Cioè sicuramente verrà più facile, però non ce l'ho. I pallini li devo fare. Almeno uno. È andato. Allora, una runa è qua. Ora vedo qua un'altra luce. Dove? Qua? Dovrebbero essere sempre tre, quindi è abbastanza semplice alla fine. Se si vedono dove stanno. Non la vedo. Dov'è? La terza. Allora, uno. La seconda, dove la terza dovrebbe essere qui dietro. Sì, però è scura qua, come mai?
Dobbiamo fare magari ancora qualche pallino qua, queste lucette. Proviamo. Allora, di notte si vedono meglio. Qui c'è il secondo. È già azzurro, quindi già attivato. Il terzo che non riesco a trovare. Non capisco come si rilevano. Ah, ma vabbè, dai, era già finito, mi sa. Cavolo. Cercavo il terzo. Ok, vabbè, questo abbiamo fatto. Allora, questo qui mi ha sbloccato la caraffa strana. Se noi clicchiamo qui nelle note, ci dice cosa vuol dire. Una brocca dal contenuto misterioso è in fermentazione. Sarà tipo vino, magari. Boh. Poi vediamo se riusciamo a farli. Io non ho capito, aspetta, vediamo un attimo. Ah, serve semplicemente del vetro, quindi lo possiamo tranquillamente andare a fare. Boh, torniamo in base, Leila, vedi. Dunque, in pratica forse ho capito come funzionano i puzzle. Come prima cosa diciamo che ce ne sono di due tipi. Uno è questo qua, il primo che abbiamo visto, per identificarlo di colore blu, vedete questo qua, con le colonnine. Vedete che ogni tanto sputano delle luci, ok? Laggiù. Quindi dovrebbe essere l'ordine esatto con il quale noi dobbiamo andare a interagire. Quindi ho fatto prima questa, se non ricordo più di che stavo parlando, ma poi questa e poi la terza. Quindi su questo tipo di puzzle dobbiamo guardare, metterci di fronte alle colonne, queste qua. Guardare appunto cosa sparano, l'ordine, e poi andare a interagire e si aprirà. Okay, andiamo a prendere invece l'altro, quello con le rune, danno cose veramente indispensabili, inappendiabili. Quello invece con le rune rosse funziona in maniera diversa. Le rune si attivano sopra le colonne, come abbiamo visto, quelle grosse di pietra. Ma le vediamo a seconda dell'angolazione in cui ci troviamo, quindi bisogna un po' giocare con l'angolazione. Trovate l'angolazione giusta, vediamo quella runa rossa e la andiamo ad attivare. Questo puzzle si trovava qui. Ma capito questo, non dovrebbe essere troppo difficile andarli a completare, trovare le soluzioni. Per quanto riguarda i puzzle con le rune rosse, le rune sono nascoste e diventano visibili solo se guardate dalla giusta angolazione. Quindi muovi il tuo personaggio nell'area e guardi i muri del luogo in cui ti trovi da diverse angolazioni. Interagisci con le rune una per una, e quando attivi l'ultima, il nucleo del puzzle al centro verrà sbloccato. Alcune località della Bastiglia dell'Intuizione possono anche avere un altro forziere nascosto da qualche parte nell'aria, quindi assicurati di esplorare ogni angolo prima di lasciare il sito. C'è da dire che una volta che avremo completato il dungeon, quello più importante, ossia in questo caso quello delle fate, in mappa vedremo, aprendo la mappa, tutti questi puzzle. Però io consiglio di farli prima perché comunque credo che ci voglia un certo numero di gear per poter entrare all'interno del dungeon. Per ora mi fermo qua con questo video, poi continueremo con la soluzione dei vari puzzle. Vi ringrazio per la visione, come sempre vi chiedo di condividere le vostre opinioni qui sotto nei commenti. Ci vediamo per un prossimo video. Ciao!